strofie, poiché viene disturbata l'azione liturgica. The celebration of the Easter Vigil will begin in a few moments. Let us accompany the Holy Father's entrance in complete silence. Please do not use cameras with flash. Está por comenzar la celebración de la Vigilia Pascual. Preparémonos a recibir al Santo Padre y permanezcamos durante la procesión de entrada en absoluto silencio. Evitemos, por favor, hacer fotografías con flash para no disturbar la acción litúrgica. Cari amici, un saluto anche a tutti coloro che si sono messi in collegamento adesso con noi, non soltanto gli ascoltatori della Radio Vaticana, ma anche quelli che seguono questa veglia pasquale nella Notte Santa presieduta dal Santo Padre attraverso le altre emittenti collegate e attraverso i canali web appunto dedicati al nostro, attraverso il nostro portale Vatican News. Siamo all'interno della Basilica di San Pietro, la Basilica è completamente al buio, come succede appunto all'inizio di questa solenne veglia pasquale con il lucernario, con la prima parte, che è appunto la benedizione del fuoco e la preparazione del cero. E vengono spenti appunto le luci della basilica, c'è un braciere e quando tutta l'assemblea è già ovviamente radunata, così come anche i vari sacerdoti, attendiamo soltanto l'arrivo del Santo Padre per dare inizio appunto a questa veglia pasquale con la prima parte, la benedizione appunto del fuoco. Sono quattro le parti in cui è divisa questa veglia pasquale, quindi lucernario e preconio pasquale, prima parte, che è quella che stiamo per seguire in questo momento, e dopodiché la Chiesa medita le meraviglie che il Signore fece fin dall'inizio per il suo popolo, confidando nella sua parola e nella sua promessa, e quindi la seconda parte che è rappresentata dalla liturgia della parola, che comprende nove diverse letture, fino al momento poi in cui, avvicinandosi il giorno della risurrezione, ci sarà la terza parte, quindi i nuovi membri rigenerati nel battesimo, e infine l'assemblea viene invitata alla mensa che il Signore ha preparato per il suo popolo con il memoriale della sua morte e risurrezione, che rappresenta appunto la quarta parte di questa veglia. Tutti i presenti hanno con loro un cero che per il momento è spento e che poi sarà acceso alla luce appunto del cero pasquale. Come avete sentito, forse appena prima, in realtà, che ci fosse il collegamento anche con le altre emittenti, ascoltavamo dall'interno della Basilica, veniva annunciato l'arrivo del Santo Padre, la preparazione appunto a questo momento e a vivere questa veglia pasquale nel massimo silenzio e in un clima appunto di preghiera e di riflessione. Vediamo pur nella penombra arrivare la processione con il Santo Padre che viene accompagnato alla sua sede. Il Santo Padre è giunto.
ed è lui che dà inizio a questa veglia con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero. Viene avvicinato al Santo Padre il microfono. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo folgore, benedici questo fuoco nuovo. E mediante le feste pasquali accende in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Viene portato il cero al Santo Padre ed ora il Santo Padre incide una croce sul cero pasquale. Cristo ieri e oggi. Per configurarlo a Gesù Cristo. E fine. Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Santo Padre ha inciso l'Alfa e l'Omega, prima e ultima lettera dell'alfabeto greco, per indicare che Cristo è principio e fine di tutte le cose. Permesso delle sante piaghe. Gloriose. Ci protegga e ci custodisca. Cristo Signore, amen. Il Santo Padre ha infitto nel cero, in forma di croce, 5 grani di incenso, dicendo appunto le parole che abbiamo ascoltato. La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Amen. Il Santo Padre accende il cero. Inizia così la processione verso l'altare, a precedere il diacono che porta il cero,
quindi il turiferario con il turibolo fumigante. Lumen Christi, Deo gratias. E all'ingresso il diacono, tenendo il cero elevato, ha cantato appunto la luce di Cristo. Viene ora accesa anche la candela del Santo Padre. Inizia quindi la processione con il turiferario, il diacono che porta il cero e quindi il Santo Padre con tutti gli altri ministri. Procede la processione e intanto vengono accese anche le candele dei fedeli che sono presenti nella basilica. Per la seconda volta il diacono canterà la luce di Cristo. Lumen Christi. Dal cero pasquale vengono mano a mano accese le candele dei vari fedeli. Thank you.
luci della basilica sono ancora spente, quindi vediamo le candele che dalla fila prospiciente alla navata mano a mano vanno accendendosi lungo l'intera fila. Per la terza volta il diacono canterà Lumen Christi, la luce di Cristo, e solo allora si accenderanno le luci della basilica. Nell'intera basilica si vedono appunto le immagini che ci arrivano, ci mostrano tutte le fiammelle appunto nella basilica buia. Lumen Christi. Il diacono ha cantato per la terza volta Lumen Christi, la luce di Cristo. Ed ora le luci della basilica vengono accese. Il Santo Padre ha intanto raggiunto la sua sede. Il diacono va a porre il cero pasquale sul candelabro. Dopodiché si reca dal Santo Padre per riceverne la benedizione. Santo Padre, ecco, infonde l'incenso nel turibolo. Ed ora benedice il diacono. Il diacono ora incenserà il libro e il cero pasquale e si accingerà a cantare il preconio pasquale. Tutti i fedeli ascoltano stando in piedi, mantenendo la loro candela accesa. Il diacono incensa, come vi dicevo, il cero e il libro.
Ascoltiamo dunque il preconio pasquale. Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sone et salutaris. Gaudeat et te lus, tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totibus orbis essentiat, amissis caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ec aulare sulte. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, at amiram huius sancti luminis claritate, una mecumque sum, Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui me non meis meritis, intra levitarum numerum, tiniatus est aggregare, luminis sui claritatem infundens, cerei huius laudem, implere perficia. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Suor sum corda. Avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Digno ventus funes. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, totocordis ac mentis affectum, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem, pio cruore detersit. Ex sunt enim festa Pascalia, in quibus verus ile agnus occiditu, cuius sanguine potes fidelium consecrandu. Ec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos te Egypto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebras,
columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitii seculi et caligine peccatorum segregatos redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilexio caritatis, ut servum redimeres, filium tradidisti. O cete necessarium ade peccatum, quo Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptore. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et ora, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, fuga scelera, culpa slavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitia. Fugat hodia, concordiam parat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quo tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus Deo peribus apum, sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui licet sit tibi sus in partes, mutuat itam in luminis, detrimenta non ovit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis, apis mater reduxit. O vere beata nox, in
qua terrenis celestia, humanis divina junguntur. Oramus ergo te, Domine, uccereius iste, in honorum tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miceatur. Flamma Seus, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit ocasu, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. L'assemblea ha assistito in piedi al canto del preconio con le candele accese che adesso invece vengono spente e ci prepariamo alla seconda parte di questa veglia che è la liturgia della parola. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit: Faisons l'homme. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde.
E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Cela était très bon. Verbum Domini. Deo gratias. Il primo salmo responsoriale tratto dal salmo numero 32. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore. Ascoltiamo l'orazione del Santo Padre. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e credenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alla seduzione del peccato per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora la lettura del libro dell'Esodo, il 14° capitolo. Lettura del libro dell'Esodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore,
quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino, il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro». Contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: il salmo responsoriale è tratto dal libro dell'Esodo. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore, perché ammirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare. Il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare.
i suoi combattenti scelti furono sommersi nel mare rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Andiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Ascoltiamo l'orazione del Santo Padre. Preghiamo, o Dio, che hai rivelato nella luce della nuova alleanza il significato degli antichi prodigi, così che il Mar Rosso fosse l'immagine del fonte battesimale e proprio liberato dalla schiavitù prefigurasse il popolo cristiano. Concedi che tutti gli uomini, mediante la fede, siano resi partecipe del privilegio dei figli di Israele e siano rigenerati dal dono del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ascoltiamo ora la terza lettura, che tratta dal libro del profeta Isaia. Leitura do livro de Isaías. O teu Criador, Jerusalém, será o teu esposo, e o seu nome é Senhor do Universo. Tuo sposo è il tuo Creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Comigo succede come no tempo de Noé, quando jurei che as águas do dilúvio non mais invadiriam a terra. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli. Sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere dallo spavento, perché non ti si accosterà. Verbum Domini. Il Salmo responsoriale tratto dal Salmo 21. Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà tutta la vita. Alla sera è ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni presto in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascoltiamo l'orazione letta dal Santo Padre. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora il cantore della Cappella Sistina intona il Gloria dalla Missa Lux et Origo. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della resurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito d'adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vi regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo le letture del Vecchio Testamento, ci sono adesso le letture del Nuovo Testamento. La prima è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani. When we were baptized in Christ Jesus, we were baptized in his death. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Per buon Domini. Ed ora il diacono si avvicina al Santo Padre e gli annunzia. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est alleluia. Tutti si alzano in piedi. Thank you.
Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che ora porta solennemente l'Evangeliario al lambone, e sentiremo ora proclamare una pagina dal Vangelo secondo Marco. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. È quel luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Verbum Domini. Ed ora ascoltiamo l'omelia del Santo Padre. Le donne vanno al sepolcro alle prime luci dell'alba, ma dentro di sé conservano il buio della notte. Pur essendo in cammino, sono ancora ferme, il loro cuore è rimasto ai piedi della croce. Annebbiate dalle lacrime del Venerdì Santo, sono paralizzate dal dolore, sono rinchiuse nella sensazione che ormai sia tutto finita, che sopra la vicenda di Gesù sia stata messa una pietra. E proprio la pietra è al centro dei loro pensieri. Si chiedono infatti: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Quando arrivano sul luogo, però, la sorprendente potenza della Pasqua le sconvolge. Alzando lo sguardo, dice il testo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Fermiamoci, cari fratelli e sorelle, su questi due momenti che ci portano alla gioia inaudita della Pasqua.
primo momento, le donne si chiedono angosciate chi farà rotolare via la pietra. Poi, secondo momento, alzando lo sguardo, vedono che essa è già stata fatta rotolare. Anzitutto, primo momento, c'è la domanda che assilla il loro cuore spezzato dal dolore. Chi ci farà rotolare via la pietra del sepolcro? Quella pietra rappresentava la fine della storia di Gesù, sepolta nella notte della morte. Lui, la vita venuto nel mondo, è stato ucciso. Lui, che ha manifestato l'amore misericordioso del Padre, non ha ricevuto pietà. Lui, che ha sollevato i peccatori dal peso della condanna, è stato condannato alla croce. Il principe della pace, che aveva liberato un'adultera dalla furia violenta delle pietre, giasse sepolto dietro una grossa pietra. Quel masso, ostacolo insormontabile, era il simbolo di ciò che le donne portavano nel cuore, il capolinea della loro speranza. Contro di esso tutte si era infranto, con il mistero oscuro di un tragico dolore che aveva impedito ai loro sogni di realizzarsi. Fratelli e sorelle, questo può accadere anche a noi. A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza. Sono macigni della morte e li incontriamo lungo il cammino in tutte quelle esperienze e situazioni che ci rubano l'entusiasmo e la forza di andare avanti. Nelle sofferenze che ci toccano e nelle morti delle persone care che lasciano in noi vuoto incolmabile. Li incontriamo nei fallimenti e nelle paure che ci impediscono di compiere quanto di buono abbiamo a cuore. Li troviamo in tutte le chiusure che frenano i nostri slanci di generosità e non ci permettono di aprirci all'amore. Lo troviamo nei muri di gomma dell'egoismo. Sono veri muri di gomma. Egoismo e indifferenza che respingono l'impegno a costruire società più giuste e a misura dell'uomo. Li troviamo in tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell'odio e della ferocia della guerra. Quando sperimentiamo queste delusioni, abbiamo la sensazione che tanti sogni siano destinati ad essere infranti e anche noi ci chiediamo angosciati. Chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro? Eppure queste stesse donne che avevano il buio nel cuore ci testimoniano qualcosa di straordinario. Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Ecco la Pasqua di Cristo. Ecco la forza di Dio, la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento. È il Signore, il Dio dell'impossibile, che per sempre ha rotolato via la pietra e ha cominciato a aprirci. Ha cominciato a aprire i nostri cuori perché la speranza non abbia fine. Verso di Lui allora anche noi dobbiamo alzare lo sguardo. E poi il secondo momento. Alziamo lo sguardo a Gesù. Egli, dopo aver assunto la nostra umanità, è disceso negli abissi della morte e li ha attraversati con la potenza della sua vita divina, aprendo uno squarcio infinito di luce per ciascuno di noi. Risuscitato dal Padre nella nostra carne con la forza dello Spirito Santo,
ha aperto una pagina nuova per il genere umano. Da quel momento, se ci lasciamo prendere per mano da Gesù, nessuna esperienza di fallimento e di dolore, per quanto ci ferisca, può avere l'ultima parola sul senso e sul destino della nostra vita. Da quel momento, se ci lasciamo afferrare dal risorto, nessuna sconfitta, nessuna sofferenza, nessuna morte potranno arrestare il nostro cammino verso la pienezza della vita. Da quel momento noi cristiani diciamo che questa storia ha un senso. Questa storia ha un senso che abbraccia ogni cosa, un senso che non è più contaminato da assurdità e oscurità, un senso che noi chiamiamo Dio. Verso di Lui confluiscono tutte le acque della nostra trasformazione. Esse non sprofondano negli abissi del nulla e dell'assurdità, poiché il suo sepolcro è vuoto e Lui che era morto si è mostrato come vivente. Fratelli e sorelle, Gesù è la nostra Pasqua. Lui è colui che ci fa passare dal buio alla luce, che si è legato a noi per sempre e ci salva dal baratro del peccato e della morte, attirandoci nell'impero luminoso del perdono e della vita eterna. Fratelli e sorelle, alziamo lo sguardo a Lui. Accogliamo Gesù, Dio della vita. Accogliamolo nelle nostre vite. Rinnoviamogli oggi il nostro sì. E nessun macigno potrà soffocarci il cuore. Nessuna tomba potrà rinchiudere la gioia di vivere. Nessun fallimento potrà relegarci nella disperazione. Fratelli, sorelle, alziamo lo sguardo a Lui e chiediamogli che la potenza della Sua resurrezione rotoli via i massi che ci opprimono l'anima. Alziamo lo sguardo a Lui, il risorto, e camminiamo nella certezza che sul fondo oscuro delle nostre attese e delle nostre morti è già presente la vita eterna che Egli è venuto a portare. Sorella, fratello, carissimi, esploda di giubilo il tuo cuore in questa notte santa. Insieme cantiamo la resurrezione di Gesù. Cantatelo, contatelo, contatelo tutti, fiumi lontani, pianure, deserti e montagne. Cantate il Signore della vita che sorge dalla tomba, più splendente di mille soli, popoli spezzati dal male e percossi dall'ingiustizia, popoli senza luogo, popoli martiri, allontanate in questa notte i cantori della disperazione. L'uomo dei dolori non è più in prigione, ha aperto una breccia nel muro, si affretta a venire presto di voi. Nasca nel buio il grido inatteso, è vivo, è risorto. E voi, fratelli e sorelle, piccoli e grandi, voi nella fatica del vivere, voi che vi sentite indegni di cantare, una fiamma nuova attraversa il vostro cuore, una freschezza nuova pervada la vostra voce. È la Pasqua del Signore. Fratelli e sorelle, è la festa dei viventi. Abbiamo così ascoltato l'omelia di Papa Francesco in questa veglia pasquale, nella notte santa, che è presieduta appunto dal Santo Padre. Qualche istante di silenzio adesso permette a ciascuno, sia i circa 6.000 fedeli che sono riuniti questa notte appunto nella Basilica di San Pietro per questa veglia, e sia a tutti coloro che stanno seguendo questa celebrazione anche attraverso la radio, attraverso gli altri canali dei mezzi di comunicazione, un momento di riflessione e di preghiera dopo le parole del Papa.
La celebrazione riprenderà poi con la terza parte di questa veglia pasquale, la terza parte che è dedicata alla liturgia battesimale. Si alzano in piedi, intanto è stata versata l'acqua nel fonte battesimale. Il Santo Padre introduce la terza parte, appunto la liturgia battesimale. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza dei nostri catecumeni, perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande misericordia, li guidi al fonte della rigenerazione.
onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande amore e manda lo spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora il Papa benedice l'acqua battesimale. O Dio, permesso dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno divantissimo. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgeranno alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vengono riaccese le candele e il Santo Padre invita alla rinuncia a Satana e alla professione di fede. Intanto il diacono ha immerso il cero nell'acqua. Sempre dal cielo vengono riaccese le candele dell'assemblea. Carissimi, carissimi, avete chiesto il battesimo. Avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Ora con fiducia davanti alla Chiesa, insieme a tutti coloro che partecipano a questa santa veglia, prima di essere battezzati, fate la vostra professione di fede. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo.
credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Vengono ora nuovamente spente le candele. Il Santo Padre adesso procede al battesimo. Il bacile con l'acqua benedetta viene portata al Santo Padre. Mentre i battezzandi. Allora, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alvaro, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I battezzandi, vi dicevo, si avvicinano con il loro padrino al Santo Padre. Luca Piero, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Luca Piero, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Genizia Cristina, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Genizia Cristina, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rosaria, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Ye, wonamnita. Rosaria, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diana, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Diana, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Nosomimas. Luca, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Daniele, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Daniele, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Elisa Margherita,
vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Elisa Margherita, io ti battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ora avviene la consegna della veste bianca. I padrini e le madrine sono pronti con la veste bianca che consegneranno ai neofiti, mentre il Santo Padre annuncia ai neofiti che riceveranno appunto questo simbolo del loro battesimo. Fratelli carissimi, siete diventati nuove creature e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Amen. I padrini e le madrine consegnano ai neofiti la veste bianca. E la pongono sulle loro spalle. Avvicinatevi, padrini e madrine, per consegnare ai neofiti il simbolo della luce. Su invito del Santo Padre, i padrini e le madrine accendono una candela al cero pasquale e poi si recano a consegnarla ai neofiti. Siete diventati luce di Cristo. Camminate sempre come figli della luce, perché perseverando nella fede
possiate andare incontro al Signore che viene e con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Ed ora il Santo Padre imparte ai neofiti anche il sacramento della confermazione. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membri del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi dunque riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della resurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dello Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore. Ed ora uno ciascuno, i neofiti si avvicinano al Santo Padre per ricevere il sigillo dello Spirito Santo. Riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Santo Padre unge con l'olio crismale la fronte di ciascun crismando. Luca Piero riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Genisa Cristina riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. Con il tuo spirito. Rosaria riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. 또한 사제의 영과 함께.
Diana, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Luca, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. Anata totomo ni. Daniele, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Elisa Margherita, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. La celebrazione prosegue ora con la preghiera universale. Fratelli e sorelle, resi partecipi della gioia pasquale e rigenerati dall'acqua dello Spirito Santo, affidiamo a Dio Padre la nostra fiduciosa preghiera. Accresci nella Chiesa il desiderio di servirti, annunciando il Vangelo del tuo Cristo. Custodisci e benedici il ministero di Papa Francesco e di tutti i pastori della Chiesa. Guida le azioni dei governanti in favore del bene comune e della pace. Alimenta la fede dei fratelli e delle sorelle che oggi hanno ricevuto i sacramenti pasquali. Proteggi tutti i popoli della terra dalla guerra, dall'odio e dalla esuetazione al male. Sostieni con la forza della Pasqua i perseguitati a causa della fede nel risorto. Ravviva la speranza di una vita dignitosa e colma di benedizioni per i poveri, i malati e gli emarginati. Ammetti i nostri fratelli e sorelle defunti
alla visione del tuo volto misericordioso. Padre, che nel tuo Figlio ci hai liberato dal peccato e dalla morte, ascolta la nostra preghiera e donaci di vivere la gioia della resurrezione che ci ha donato in Cristo nostro Salvatore e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Per quanti si fossero messi in ascolto soltanto in questo momento, vi ricordo che siamo alle fasi conclusive della diretta della celebrazione della Veglia Pasquale nella Notte Santa, presieduta dal Santo Padre Francesco. Tutti si alzano in piedi. Preghiamo, infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Antifona Mariana, Regina Cieli, la più gioiosa antifona mariana, quella dell'annuncio della resurrezione, si chiude questa celebrazione, la celebrazione della Veglia Pasquale nella Notte Santa, presieduta dal Santo Padre Francesco, che abbiamo seguito in diretta dalla Basilica di San Pietro. Da Rosario Tronnolone, da Alberto Giovannetti alla parte tecnica, a tutti i radioascoltatori, buona Pasqua. Fine del collegamento, Laudetur Jesus Christus.